è l'evoluzione occidentale dell'antico gioco nazionale dell'India. Benvenuti nel tutorial di Ludo. Ciao a tutti, io sono Board Games Francesco e nel mio canale trovate consigli e tutorial sui giochi da tavolo, in particolare giochi facili e veloci, con regole semplici da imparare, adatti a tutta la famiglia. In questo video vi parlo di Ludo, un gioco da 2 a 4 giocatori nato in Inghilterra alla fine del 1800. Il Ludo è una variante occidentale del Pachisi, un antico gioco nato in India intorno al 400. In questo tutorial impareremo a giocare a Ludo usando il materiale disponibile all'interno della scatola dei 60 giochi riuniti di Li Shani. Ora scopriamo insieme le regole del gioco, mentre alla fine del video trovate la mia valutazione e i suggerimenti per giocarci al meglio. Nel frattempo vi suggerisco di iscrivervi al canale per non perdere i miei prossimi video. Posizionate il tabellone nel centro del tavolo. Scegliete ognuno un set di un colore e posizionate le quattro pedine sulle caselle all'angolo dotate dello stesso colore. Queste sono le caselle di partenza delle vostre pedine. Se siete in due giocatori dovete scegliere i colori agli angoli opposti, quindi giallo e blu oppure rosso e verde. Infine scegliete il primo giocatore. Lo scopo del gioco è fare arrivare tutte e quattro le proprie pedine alla casella centrale del tabellone. Durante il vostro turno lanciate il dado. Se fate 6, potete scegliere se spostare una delle vostre pedine dall'area di partenza sulla prima casella del vostro colore, oppure se muovere di 6 caselle una delle vostre pedine che hanno già lasciato l'area di partenza. In ogni caso, una volta fatta l'azione, dovete effettuare subito un nuovo turno di gioco. Se invece al dado ottenete un risultato da 1 a 5, potete muovere di quel numero di caselle una delle vostre pedine che ha già lasciato l'area di partenza. Quando muovete una pedina, vi spostate sul tabellone in senso orario. Non potete terminare il movimento sopra la casella di un'altra vostra pedina. Se terminate il movimento sulla casella di una pedina avversaria, quest'ultima viene mangiata. Riposizionatela sulla sua casella di partenza. Potrà essere rimessa in gioco facendo 6 al dado. La mangiata vale anche quando una pedina avversaria è presente sulla prima casella del vostro colore. Ottenete 6 al dado e fate uscire una vostra pedina dalla zona di partenza. Una volta mossa una pedina, o se nessuna delle vostre può eseguire un movimento valido, il turno termina e tocca al giocatore successivo in senso orario. Una volta che una pedina completa tutti e quattro i percorsi, inizia quello finale appartenente al proprio colore. Se riuscite a far arrivare la pedina sulla casella centrale grazie a un lancio preciso del dado, mettetela di fronte a voi. Da quel momento la pedina non gioca più. Se con il lancio del dado la pedina va oltre la casella centrale, allora non potete spostarla. Il primo giocatore che ha di fronte a sé tutte e quattro le pedine vince la partita. Nella modalità di partita col muro, potete terminare il movimento in una casella in cui è presente una vostra pedina, formando un muro. Finché c'è un muro, le due pedine non possono essere mangiate dagli avversari. Un muro può essere comunque saltato, purché il movimento della pedina sia sufficiente a oltrepassare la sua casella. Nel momento in cui una delle due pedine si sposta via dalla casella di un muro, quest'ultimo cessa di esistere. Nella modalità di partita col muro a coppie, vale la stessa regola del muro indicata prima. Le due pedine però d'ora in avanti formano una coppia permanente, che si muove con un unico lancio di dado. Una coppia di pedine non può essere oltrepassata o mangiata da una pedina avversaria.
può essere solo oltrepassata o mangiata da un'altra coppia di pedine avversarie. Ludo è un gioco in cui il dado la fa da padrone, probabilmente più di qualsiasi tattico-strategia vogliate adottare. L'inizio della partita può essere un po' demoralizzante, perché fino a quando non ottenete un 6, tutti i vostri turni sono persi. Ma come in tutti i giochi dove si lancia continuamente il dado, alla fine la fortuna dovrebbe bilanciarsi da sola. Vi consiglio di giocarci con la modalità muro, o meglio ancora, con la modalità muro a coppie, che renderà le partite un po' più tattiche. Se vi è piaciuto questo video, mettete un bel like e iscrivetevi al canale. Fatemi sapere anche cosa ne pensate del gioco e se avete domande o consigli da darmi. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video e vi ricordo che il gioco è divertimento. Ciao!